Continuano i nostri video di approfondimento su Snapchat e nello specifico dopo avervi svelato tantissimi trucchi Snapchat che vi invito a vedere nel canale Tecnologia di Fanpage, oggi parliamo di una cosa molto più importante. Oggi parliamo della privacy su Snapchat e nello specifico parliamo di una serie di impostazioni che vi permetteranno di decidere chi può vedere per esempio le vostre storie e chi vi può contattare o aggiungere agli amici. Si tratta di una serie di impostazioni che se per molti possono essere influenti, io considero molto importanti perché la privacy, soprattutto in queste piattaforme online, è assolutamente importantissima e che quindi vi consiglio di considerare soprattutto nel caso in cui siate nuovi nella piattaforma e non conoscete bene come funziona. Io sono Andrea Caliendo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fanpage. Aumentare la propria privacy Snapchat è veramente molto semplice. Tutto quello che bisogna fare sarà andare proprio nelle impostazioni dell'applicazione, nella schermata principale delle impostazioni dell'applicazione, nella quale a metà schermo troverete proprio la voce chi può. Ed è proprio con queste due scelte, chi può contattarmi e chi può visualizzare la mia storia, che voi potrete decidere chi può in realtà contattarvi nella piattaforma. Per quanto riguarda la voce contattarmi, si potrà scegliere tra chiunque e i miei amici. Per quanto riguarda invece la scelta relativa alla propria storia, si potrà anche creare una lista privacy personalizzata con la quale potrete restringere il numero di utenti che potranno visualizzare la vostra storia in modo tale da poter scegliere di farla vedere solo a chi volete. Ovviamente le altre scelte sono chiunque e i miei amici. In questo modo potrete scegliere chi vi può contattare. In questo modo potrete soprattutto scegliere chi può visualizzare le vostre storie in modo da poter proteggere al massimo la vostra privacy anche in Snapchat. Si tratta in effetti di impostazioni che abbiamo visto più volte in Facebook, abbiamo visto in Twitter, abbiamo visto in Instagram, ma anche in Snapchat, visto che è l'applicazione del momento, l'applicazione più in crescita degli ultimi anni, è importante conoscerle e saperle utilizzare. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fanpage.